lavoratori rischiano di pagare due volte questa crisi, perdendo il posto di lavoro, ma perdendo anche i diritti e la dignità di essere dei cittadini anche nelle fabbriche, e quindi è necessario dire con forza che non solo non vogliamo rinunciare ai nostri diritti, ma che c'è bisogno anche di un cambiamento, che c'è bisogno di una nuova politica industriale, che c'è bisogno che il lavoro torni ad essere un elemento centrale per uscire da questa crisi. E il fatto di aver posto questo problema qui di fronte a Montecitorio ed aver invitato qui oggi anche tutte le forze politiche d'opposizione presenti nel nostro paese è perché pensiamo che anche la politica e le forze politiche debbono interrogarsi e riprendere un'iniziativa che riassuma la questione del lavoro e le questioni sociali come un punto decisivo di rappresentanza e per uscire da questa crisi gravissima che stiamo attraversando. In questo senso quindi noi poniamo tre questioni. La prima, con le firme che noi presenteremo, pongono il problema di superare la pratica degli accordi separati. E fatemela dire con franchezza, quando si fanno gli accordi separati e si impedisce alle lavoratrici e ai lavoratori di votare, chi ha deciso non sono le organizzazioni sindacali che hanno firmato, ma a quel punto lì chi decide sono le imprese. È il padrone che decide qual è l'accordo che gli conviene di più e a quel punto lì lo estende a tutti. E non avere regole democratiche come quella che noi qui proponiamo, e cioè che siano le lavoratrici e i lavoratori iscritti e non iscritti a votare e a decidere sugli accordi che li riguardano, significa anche riaprire nel nostro paese un percorso anche di costruzione unitaria del sindacato, che però riparte dai luoghi di lavoro, riparte cioè a ribadire il concetto che il diritto all'unità sindacale è innanzitutto un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori, e che il diritto a votare gli accordi significa dare dignità a chi lavora in fabbrica e ricostruire un giusto rapporto tra chi fa le trattative e chi deve applicare poi gli accordi che sostanzialmente vengono fatti. E allo stesso tempo io credo che la vicenda che è avvenuta a Pomigliano, che è ancora tutta aperta, pone un problema a tutti, e cioè che se passa l'idea che per uscire da questa crisi e che per investire in Italia le imprese debbono poter superare i contratti, le leggi, la Costituzione, e cioè se passa l'idea che per lavorare bisogna addirittura non solo avere il cappello in mano, ma non bisogna più avere diritti e bisogna riscrivere la Costituzione, noi siamo di fronte non solo a un imbarbarimento sociale, ma siamo anche di fronte all'idea che pensa che la competizione a questo punto non è giocata sulla qualità dei prodotti, sull'intelligenza che i lavoratori mettono nel costruire nuovi prodotti, ma siamo semplicemente di fronte all'idea che la competizione deve essere giocata tra le persone. La competizione deve essere giocata tra il fatto che lavoratori debbono essere pronti a lavorare a un euro in meno di quello che avviene nell'altra fabbrica o nell'altro paese. Quindi noi proponiamo anche un'idea di società diversa, poniamo anche un problema di diverso modello di sviluppo del nostro paese e anche di sostenibilità dello sviluppo che vogliamo mettere in campo. E pensare che noi non ci fermiamo qui oggi, ma che vogliamo costruire nei prossimi giorni iniziative in ogni regione, in ogni piazza, in ogni provincia, è perché vogliamo mettere al centro e unificare le tante lotte che sono oggi in campo per difendere i posti di lavoro. E lo diciamo fin da adesso che la conclusione di questa nostra iniziativa sarà di nuovo un appuntamento davanti al Parlamento e a Palazzo Chigi. Chiediamo cioè che ci sia un momento di mobilitazione più vasta, più ampia, di presidio democratico di fronte al Parlamento e a Palazzo Chigi, che anziché fare leggi per tutelare i ministri, anziché fare leggi per imbavagliare l'informazione o fare leggi per permettere di continuare ad evadere in questo paese o di fare leggi a persone, è necessario che il Parlamento e il Governo comincino a fare gli interessi delle persone che pagano le tasse in questo paese, che sono innanzitutto i lavoratori dipendenti e i pensionati. E allora, siccome è in discussione in Parlamento
anche il cosiddetto collegato al lavoro, che tende sostanzialmente a cancellare anche il diritto del lavoro nel nostro paese, e siamo di fronte a una politica che va verso la cancellazione delle norme dei diritti, noi abbiamo bisogno di dare il senso di una mobilitazione che continua e che si allarga, che allarga sostanzialmente anche le alleanze, perché in discussione non ci sono solo i diritti di chi lavora, ma c'è l'idea stessa della qualità di questa democrazia, c'è l'idea stessa se il lavoro è o non è, come dice la nostra Costituzione, non solo il diritto ma è l'elemento su cui si fonda questa Repubblica. Allora, se altri non lo fanno, dobbiamo essere noi che mettiamo in moto questo meccanismo e che diamo sostanzialmente una prospettiva. E infine, siccome l'altro argomento di questi giorni, noi lo abbiamo ribadito per quello che riguarda Pomigliano. Noi siamo disponibili a una trattativa se la Fiat decide di riaprirla. Hanno fatto un accordo separato, lo hanno anche voluto far votare in modo illegittimo perché volevano il plebiscito, non l'hanno avuto. Allora, se vogliono davvero far funzionare le fabbriche, avendo il consenso di chi ci lavora e di tutte le organizzazioni, riaprono quella trattativa. La riaprono per cancellare da quell'accordo le violazioni alla Costituzione, per dare applicazione al contratto e per non derogare alle leggi. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, così come la stiamo facendo in tutte le imprese d'Italia dove ci sono problemi da discutere e da affrontare. A questo punto è la Fiat che ha davanti a sé una scelta. Se vuole davvero affrontarla, lo faccia, perché noi siamo assolutamente non solo interessati, ma rivendichiamo che venga investito in Italia, che si rafforzi la produzione in Italia. E al governo, diciamo da qui, anziché voler fare mediazioni, non si capisce bene su che cosa, faccia il suo mestiere. È uno scandalo il fatto che mentre altre nazioni, penso alla Francia, alla Germania, agli stessi Stati Uniti, abbiamo i governi che per difendere e qualificare l'attività industriale che è la produzione dell'auto, stanno mettendo in campo anche soldi per le imprese che innovano i loro prodotti, stanno mettendo sul terreno soldi per le imprese che difendono la componentistica e i posti di lavoro, mentre noi siamo all'opposto, siamo di fronte ad un governo che non ha politica industriale, anzi, il ministro dello sviluppo economico non c'è in Italia e si è dovuto dimettere perché anziché fare il suo lavoro si interessava di agenzie immobiliari. Siamo di fronte a un'altra situazione. Il governo, se vuole fare la sua parte, la faccia. Faccia la politica industriale che ancora non ha fatto, incentivi le imprese che innovano i prodotti, dia una direzione all'uscita da questa crisi che non sia la riduzione dei diritti e dei contratti nazionali. E la faccia non solo su Pomigliano, la faccia rispondendo e ripristinando un tavolo anche per Utelia, lo faccia anche dando una continuità ai vari tavoli che sono oggi aperti, dove sono le lavoratrici e i lavoratori che stanno dicendo alle multinazionali di non andare via dall'Italia, di investire qui e di difendere il lavoro. Quindi la nostra lotta, che è una lotta che mentre difende il lavoro vuol difendere anche questa democrazia e vuol dare anche un diverso sviluppo industriale, non vuol far pagare la crisi due volte, è una lotta generale che si fonda anche su un'idea di fondo, che è quella della democrazia in ogni luogo, nelle piazze, nel paese, ma anche nelle fabbriche. Questo è il punto che noi abbiamo, questo è il senso che noi abbiamo voluto dare. Noi ringraziamo qui tutte le forze politiche che hanno partecipato, ringraziamo anche le categorie della CGIL, dai pensionati alla funzione pubblica, ai chimici che hanno partecipato, perché quello che noi vogliamo offrire è un terreno di iniziative, di mobilitazione che sia in grado di unire le forze che oggi pensano che è necessario cambiare, che è necessario cambiare politica, che è necessario difendere i diritti e la democrazia, senza avere paura, col coraggio non solo di chi ha ragione, ma anche di chi ha la forza di proporre un'idea diversa di società fondata sulla giustizia sociale e sull'eguaglianza. Questo è il messaggio che noi mandiamo e nonostante il caldo torrido che c'è, noi non ci fermiamo e andremo avanti. Grazie a tutti.